Di per sé la meraviglia così è un tema che è molto aperto, ci può stare tutto dentro. Però se lo inserisce all'interno di una terapia, diciamola così, che comprende la cura inizialmente, poi in mezzo la meraviglia e infine l'armonia, capisci bene che stai creando una specie di recinto entro cui si può definire quella cosa indefinibile, appunto la ricerca artistica. Dare la possibilità a dei giovani artisti di formarsi a Firenze fa bene non solo a loro, sicuramente, fa crescere in una città dove i confronti sono quasi sproporzionati, incommensurabili, con gli artisti della grande stagione rinascimentale, ma fa bene anche e soprattutto a Firenze. Fa bene a Firenze riconoscere che la propria storia non è finita in quell'epoca là, in quel 400-500 grandissimo, ma c'è una città che può rigenerarsi, può rinnovarsi e soprattutto un rinascimento che, come sempre dico, è ancora in progress, non è mai finito e non è mai chiuso. Vedo rivivere, anche se ovviamente con tutte le debite proporzioni, quello che doveva essere appunto un atelier, un'esperienza di questa natura nella Firenze rinascimentale. Abbiamo capito che l'elemento vitale per far rinascere, far rifiorire dell'energia in questi spazi abbandonati, in questo luogo un po' desertificato, potessero essere le residenze d'artista. In ogni parte del mondo dove c'è stata una rinascita, diciamo, di interi quartieri, zone cittadine, che viene definita una rigenerazione urbana, l'arte e la creatività sono stati questi fattori determinanti la rigenerazione di interi spazi urbani, luoghi abbandonati, che hanno cambiato la natura proprio e la vita dei luoghi. E anche la manifattura a tabacchi si è assistita a questo processo. All'inizio in fondo erano solo le residenze a rendere vitale questi spazi, poi sono arrivate tante altre attività, tanta altra energia. E credo che sia l'aspetto più bello di manifattura a tabacchi adesso, entusiasmante, vedere come all'interno di Firenze, questa città museo, culla del Rinascimento, ci sia un grande pezzo della città che ha un sapore, un'energia, una frenesia anche, e una vitalità molto contemporanea, molto internazionale. Il grande pregio di questa occasione offerta dalla manifattura è proprio la possibilità di affinare un se stesso produttivo e consapevole e che sia appunto in relazione anche al mondo in cui si vive. L'altro aspetto che mi rende molto felice e mi appaga è vedere come cambiano, come maturano velocemente questi giovani artisti. Segno che anche gli incontri che, diciamo, che costruiamo per loro, workshop, confronto anche fra di loro e poi con altri soggetti, sia estremamente importante per la crescita intellettuale, creativa, soprattutto per prendere sempre più coscienza loro stessi delle loro proprie capacità. La cosa interessante rispetto all'anno precedente, che c'erano dei giovani artisti e dovevano indirizzare meglio la propria ricerca, in questo caso c'è più questo aspetto della scoperta, dell'accidente, della casualità, della psicologia, dell'eros, tutti elementi che fanno parte di quell'insieme di cose che sono definibili nell'imponderabile e che per l'appunto ci meravigliano.
E questo è uno dei risultati più interessanti, specifici, che danno una identità unica alle residenze qui a Firenze, alla Tabacchi. Mutamento è stato profondo. Ho assistito a una grande trasformazione, soprattutto di atteggiamento, di approccio e di serietà nei confronti del proprio lavoro, cosa che probabilmente li porterebbe da adesso in poi a fruirne nel miglior modo, nella migliore, come dire, disposizione d'animo per affrontare i workshop che si sono svolti. Soprattutto penso ad esempio agli ultimi, con maestri di generazioni più grandi come Alberto Garutti o appunto con un curatore come Giacinto Iperantoni, con tutto questo passato, diciamo così. Probabilmente loro tra qualche anno lo riconosceranno come un grande momento importante della loro formazione, ma non so ancora quanto sia consapevole a questo punto. Io tengo sempre a distinguere la creatività dall'arte. Sono tanti gli aspetti che differenziano le due, diciamo, esperienze umane, no? Forse è una capacità, come diceva Rilke, l'artista ha una capacità di andare a fondo, e quindi di mettersi a rischio, di rischiare l'oltre, senza zavorre, senza strumenti di salvaguardia. L'artista ha come strumento per la propria salvezza o dannazione solo gli strumenti artistici. Non è un privilegio essere artista, non è un valore che rende differente la superiore, cioè non è una forma di superiorità rispetto agli altri esseri umani. Nel nostro universo, nel nostro mondo, ogni persona ha in dote qualcosa, diciamo, per realizzare se stesso e per rendere migliore se stesso e il proprio contesto di vissuto e gli altri. L'artista ha semplicemente un compito, un mestiere, una professione, un linguaggio da sviluppare e rendere esemplare per gli altri. Ho visto molto questo aspetto della formazione molto, molto vicino alla loro appunto, biografia, e questo è una cosa buona soprattutto per il progetto di residenza, perché cerca di dare delle risposte più concrete. Un'epoca bellissima della vita, quando tutto si desidera, tutto si spera, si hanno grandi ambizioni. Si hanno grandi illusioni anche, che sono poi quello che rendono quella la giovinezza, la gioventù artistica un momento straordinario. Si vedono i primi successi, ci si confronta con i primi insuccessi, si devono superare i momenti bui, ci si entusiasma per le improvvisie, come dire, momenti di improvvisa illuminazione, si tenta, si prova e poi si ottengono dei risultati. Risultato dopo risultato si arriva a costruire quell'edificio che poi sei tu stesso, no? L'arte è andata anche in altre direzioni. In realtà qui la questione si gioca proprio a livello del rapporto dell'individuo col mondo. Cioè in che maniera tu hai acquisito questo tipo di anche sicurezza, maturità oppure consapevolezza delle tue insicurezze, per cui riesci in qualche modo a gestire questi rapporti, e questa dinamica secondo me poi è quella che rappresenta la dinamica del rapporto che hai con l'opera, e quindi anche una possibilità eventualmente di progettarla, programmarla. Sebbene, come sappiamo, l'opera è sempre questa cosa che accade a un certo punto, anche dopo tanto tempo di cercare o dopo un minuto che inizia a cercare. Non c'è, diciamo, un tempo prescritto. È
bene che si impari e si cominci a dire siamo a Firenze, finalmente siamo a Firenze, in quella Firenze che oggi è come era probabilmente nel 400, cioè nel massimo fulgore della civiltà umanistica rinascimentale. Firenze era un grandissimo laboratorio creativo. Le sensazioni che provo adesso, dopo il primo anno con la cura e il primo gruppo di 6 giovani residenti, e adesso oggi con la meraviglia e nuovi 6 artisti, è che credo che stiamo facendo la cosa giusta.